Ora lavoriamo con la stecca telaio di Maria Jo. Teniamo il filo un po' più lungo sulla parte sinistra, cominciamo dalle spine, quelle rispetto a noi un po' più alte, dalle spine lunghe, e cominciamo ad avvolgere il filo in questo modo, sempre con un movimento circolare. Con questa grossezza di lana decidiamo di fare, io decido di fare 4 giri per avere un lavoro un po' pieno. Quindi ho cominciato da questa parte di qua, ho fatto uno, ho fatto due, ho fatto tre giri, adesso ne faccio, finisco il quarto. Sono in questo punto, però devo fare questo mezzo giro per tornare sulla destra e per potermi spostare per andare a fare le due spine di sotto. E quindi proseguo ed avvolgo sempre il filo in questo modo. Quindi questo è un giro, questo è il secondo giro, questo è il terzo giro. E finisce qui, e questo è il quarto giro e finisce qui. A questo punto io devo però tornare sempre con un mezzo giro fino in fondo nella parte sinistra per cominciare a fare le spine corte. Allora avvolgo sempre intorno alla spina e comincio ad entrando nella prima spina e passando esternamente su quella di fronte in modo di formare un otto. Quindi continuo in questo modo e avvolgo sempre 4 volte il filo. Il quarto filo mi passa, lo conto in questa spina qui, in basso, quindi automaticamente mi sposto nello stesso modo di prima, esternamente dalla spina, per andare a formare l'otto su, sulle spine di fianco. Qui sono il secondo giro, terzo giro, quarto giro e vado esternamente ad entrare nell'altra spina. Un giro l'avevo fatto, due giri, tre giri, quarto giro, mi sposto per andare a fare la spina di fianco e proseguo così a fare tutte le spine fino in fondo. Sto terminando la penultima spina e l'ultima, sempre con i 4 giri. 1, 2, 3 e 4. Il quarto giro lo termino qui. Così, questo è il sistema come deve essere montata con i fili. Arrivati a questo punto, vado a staccare una guaiata di filo dal gomitolo, sempre collegata qui, abbastanza lunga. Taglio il filo e infilo il mio ago di plastica e vado a fissare gli incroci. A questo punto, se il quarto giro l'avevo finito qua, comincerò da questo incrocio in basso a destra. Passo sotto di traverso con l'ago, il filo trasversale lo lascio verso sinistra, raccolgo l'ago e faccio un punto asola, quindi vado a sfilare il filo, entro dentro l'asola con l'ago e tiro la mia guaiata. All'inizio la guaiata vi sembrerà un po' lunga e un po' di impiccio, ma è meglio tenerla così per poter chiudere parecchi incroci. Il primo l'ho fatto in questo modo, il secondo passo di traverso dall'altro verso, raccolgo l'ago ed entro sempre dentro l'asola e vado a tirare il filo. Devo sempre fare attenzione a tenere il primo sotto, il primo nodo sotto ben accompagnato e tiro poi il secondo punto asola. E io ho creato il primo nodino. Adesso proseguo da destra verso sinistra, passo di traverso, sempre punto asola, quindi entro dentro l'asola del filo. Faccio scorrere la mia lana. Ecco, se riesco lo tengo già tirato,
e faccio il secondo punto, quindi raccolgo l'ago. Se vedete è già dentro l'asola, quindi io posso tirare ed ho già il secondo punto fatto con una buona tensione di filo. Quindi proseguo facendoli tutti in fila, sempre entro nell'asola, il primo punto è fatto, se io mi abituo a tenerlo già in tiro, prendo il secondo punto, entro già nell'asola e tiro. In questo modo io avrò un filo sempre regolare che mi seguirà, che è quello di cucitura. Di nuovo, punto asola, lo tengo e vado a fare l'altro punto asola incrociando sotto, e se è già dentro l'asola in questo modo, e tiro. Adesso dovrò farli tutti fino ad arrivare alla parte finale sulla sinistra. Procediamo sempre in questo modo fino a terminare tutti gli incroci ed arriviamo in fondo nella parte sinistra, in questo modo. Siamo all'ultimo, sempre lo stesso procedimento con doppio punto asola. Ecco, arrivati a questo, io devo passare a fare la fila di incroci superiori. Quindi giro la stecca telaio e comincio dal primo incrocio in basso a destra, come inizio. Vi faccio notare che questo filo trasversale che passa, che è quello di congiunzione dei due, del passaggio di filo, dal lato precedente l'ho tenuto tutto dallo stesso verso. Adesso facendo questo lo terrò tutto da questa parte. E c'è un motivo particolare, perché così mi rimane più perfetta l'asola e non avrò un filo che tira il lavoro. Quindi questi andranno tenuti tutti sulla sinistra. Allora, a questo punto infilo sempre il mio ago di traverso, non prendo questo filo, punto asola, entro dall'altra parte e il secondo punto asola. Tengo sempre tirato quello sotto per fare il primo. Passo di traverso. Primo punto, sempre punto asola, e questo è il filo che dicevo prima, lo tengo prendendolo dentro con il secondo punto asola. A questo punto devo finire tutti gli incroci lo stesso fino ad arrivare sempre all'ultimo nella mia parte sinistra. Capitare che lavorando con le stecca telaio la gugliata di filo o termini, finisca, si rompa, e quindi
a me in questo caso sta terminando, vi farò vedere anche come procedere saltando il filo e collegare un altro filo. Allora, a questo punto per me è troppo corta, vado a fare un piccolo punto sul nodo, faccio un piccolo punto asola come quando saldo il filo normalmente e passo il filo di traverso e lo passo dentro un nodo nell'altra parte del lavoro e a questo punto io posso tagliarlo. Poi prendo un'altra agugliata di filo, sempre un pochino lunga, infilo il mio ago e faccio lo stesso movimento di fissare l'incrocio, quindi passo sotto di traverso, faccio scorrere il filo, questo sarebbe stato il primo punto, e faccio un semplice nodo. Doppio, 1 e 2, e io così come avessi fatto il primo incrocio. A questo punto proseguo, faccio il secondo punto dell'incrocio, sempre con il punto asola. E vado avanti a fare le mie chiusure di incroci. Questo filo lo salderò poi dopo. Sono quasi arrivata a terminare a chiudere tutti gli incroci, però vi vorrei far notare come deve essere il filo quando li chiudete, quindi solo un attimo la stecca. Questo è quel filo trasversale che va sempre, mi raccomando, tenuto verso il nodo, sempre allo stesso modo. Vi faccio il penultimo incrocio. E ora sono arrivata all'ultimo. Okay, a questo punto vado a saldare il filo che avevo lasciato sospeso, infilando l'ago di nuovo nel piccolo pezzo di lana di filo, lo faccio passare sotto al nodo precedente, lo faccio passare anche dall'altro verso, sotto un altro nodo, per poterlo poi tagliare, quindi passo anche magari un paio di nodi. Poi a questo punto io dovrei saldare il filo iniziale e il filo che ho terminato di cucire gli incroci nel caso dovessi fare un lavoro che poi viene bordato con l'uncinetto. In questo momento li lascio sospesi e tolgo il lavoro che è terminato, quindi io sollevo tutte le spine, tutte le asole, sollevo da questa parte. E giro il lavoro per vedere il dritto del lavoro. E questa è la fascetta che abbiamo realizzato con la stecca a misura massima.